Ciao a tutti, sono Alessandro Poletto e mi occupo di growth hacking in host.it. Questa è la rubrica dei come, ovvero approfondimenti tecnici ma non troppo, con un linguaggio semplice che spero vi possa aiutare nella comprensione di questi concetti che proprio semplici non sono. Oggi parleremo di come funziona la posta elettronica. Cominciamo con il dividere in tre fasi il funzionamento dell'invio di un messaggio di posta elettronica. La fase di invio, il viaggio e la fase di ricezione. Sulla fase di viaggio all'interno di internet sarà certamente argomento di un successivo approfondimento e non lo tratteremo in questo momento. Partiamo quindi dalla prima fase, l'invio. Chi invia una mail deve inserire semplicemente un destinatario. Concettualmente l'oggetto e il testo della mail non sono campi obbligatori. Il protocollo di mail è un protocollo assolutamente di testo, per cui tutti i nostri allegati verranno codificati in caratteri. Questo è il motivo per cui una mail è tipicamente più grande del testo più gli allegati che gli inseriamo. Quando decidiamo di inviare il messaggio, il contenuto viene inoltrato a un gestore di posta elettronica in uscita, SMTP Server. Questo gestore analizza le intestazioni e cerca l'indirizzo del destinatario. Attraverso una risoluzione del DNS, nella specifica nella ricerca del record MX, si mette in comunicazione con il server di destinazione. Sulla parte del DNS faremo sicuramente un approfondimento in futuro. L'SMTP è un protocollo che risale al 1981, con le sue prime RFC che sono state pubblicate proprio in quegli anni. Al tempo non c'era una particolare accortezza sulla sicurezza delle informazioni che transitavano sulla mail che stava ancora nascendo. Per cui il protocollo è un protocollo di testo, semplice, assolutamente chiaro. Negli anni è stato poi inserito un sistema di codifica che identifichiamo con l'estensione S, quindi SMTP S. Ne parleremo anche dei protocolli sicuri più avanti. Come ho detto prima, il server prende in carico l'indirizzo del destinatario e identifica il dominio e attraverso la risoluzione del DNS si mette in comunicazione con i server di destinazione. A questo punto i due server si presentano e comincia la comunicazione. Da prima viene comunicato RCPT ovvero l'indirizzo email del destinatario. Subito dopo mail from, ovvero l'indirizzo email del mittente. Segue data, tutto lo stream di dati che compone la nostra mail, che sia testo, HTML, immagini, documenti allegati, tutto, assolutamente in formato testo. Il server di destinazione risponde al server di mittenza fornendogli un codice di errore, 2XX se è andato tutto a buon fine, 4XX se ci sono stati dei problemi temporanei, 5XX se i problemi sono decisamente più gravi. A questo punto il destinatario della mail accederà alla sua casella di posta elettronica. Sia che acceda via webmail che acceda attraverso il suo client di posta elettronica, è facile che il nostro destinatario utilizzi due protocolli, il POP e l'IMAP. Sapere chi dei due è nato prima poco importa, dovrebbe essere il POP. È l'acronimo di Post Office Protocol, ovvero il protocollo dell'ufficio postale. Funziona in maniera estremamente semplice, ci dà la possibilità di scaricare i messaggi. Dopo ne faremo quello che vogliamo. Questo protocollo è evidentemente inadatto a fornire accesso da più dispositivi alla stessa casella di posta elettronica, in quanto il primo concettualmente dovrebbe scaricarlo. Anche se inseriamo il famoso flag lascia messaggi sul server. Attenzione a usare il famoso flag lascia messaggi sul server, perché funziona con un po' di difficoltà. L'altro protocollo è IMAP ed è decisamente più performante. Invece di scaricare i messaggi rimangono sul server. Possiamo anche classificarli all'interno di cartelle, quindi muoverli all'interno di una struttura di cartelle che decidiamo noi. Questo dà la possibilità a tutti i dispositivi che abbiamo di ricollegarsi e di rivedere esattamente la situazione che abbiamo precedentemente configurato. Classico esempio, il computer dell'ufficio, il computer di casa e il cellulare.
e tutti questi dispositivi leggono la stessa casella, vedono le stesse cartelle e anche gli attributi collegati alla mail, che spesso identificano lo stato di lettura o di non lettura della mail stessa. Nei prossimi video andremo nel dettaglio di servizi come il DNS, l'HTTP e tanti altri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per ricevere notifiche sugli aggiornamenti. Grazie e alla prossima!